Ciao a tutti, siamo qui con i Motel Connection. Questa sera suoneranno in main stage alle 10, dopo Davide Vettori, Samuel, e dopo la partita Pier Funk. La prima domanda che volevo farvi è: come sta andando questo tour che ho visto avete cominciato prima di uscire col disco? Che è una cosa piuttosto inusuale. Folle, direi. Folle. Ma sì. No, in realtà tante band lo facevano. Esatto, una volta. Lo facevano una volta quando si poteva fare. Purtroppo non è più il tempo, almeno per noi. E quindi abbiamo iniziato con una certa follia a faticare. Però una volta uscito il disco le persone l'hanno ascoltato, si sono in qualche modo ritrovate e poi siamo ripartiti subito. Poi ha aiutato anche molto la partecipazione al primo maggio, alcune manifestazioni tipo il Vertical Stage che noi facciamo ogni tanto in giro per l'Italia. Quindi è una costruzione, sai, con i Motel Connection, avendo un tempo definito di lavoro che sta esattamente tra un disco e l'altro dei Subsonica, abbiamo un tempo ristretto anche per ricostruire il progetto nella testa delle persone che magari due anni prima ci hanno ascoltato e che poi per due anni non hanno più sentito parlare, pensavano fossero disciolti nel nulla. Invece noi torniamo, nei primi mesi riportiamo quell'idea in testa alle persone e poi percorriamo i due anni successivi a suonare con un pubblico molto contento e caldo. Una cosa che ho notato guardando la discografia è una certa regolarità nelle uscite, cioè quello che a qualcuno può sembrare un side project, in realtà è 12 anni che sforna dischi ogni due anni e con questo avete anche un po' virato a livello... è più... io lo sento meno scuro, io se vi ascoltavo... all'inizio e mi pare che sia meno scuro questo disco rispetto, più vivace come dice il titolo. Beh sì, volevamo dare a questo disco un tono più aggressivo, più colorato, di tinte più allegre, e quindi abbiamo proprio ricercato un po' quella che è la radice della nostra musica, la musica degli anni 90, quando i DJ hanno iniziato a ricostruire la musica sotto un'altra forma. E ci è venuto questo disco più disteso, più allegro, però molto più aggressivo. La velocità è accelerata, i sintetizzatori sono distorti e aggressivi e molto spesso la mia voce viene sostituita proprio dai synth. In alcuni esperimenti di questo album io ho scritto le parti armoniche con la voce e poi le ho risuonate con il Moog. Quindi anche questa cosa qui fa parte di questo disco. Circa il Vertical Stage che hai nominato prima, mi chiedevo due cose. La cosa che mi ha incuriosito vedendolo è come in nome di Dio siete riusciti a fare una cosa del genere in Italia, dove a mezzanotte ti fanno abbassare il volume anche se suoni in un bunker. E poi se avete in mente qualcosa di così coreografico per il futuro, perché comunque... è bellissima quella manifestazione. Beh, innanzitutto grazie che ti sia piaciuto, perché è piaciuto anche a noi come esperienza e rappresenta un po' un'evoluzione del nostro modo di fare musica, perché oggi la musica secondo noi non è solo più suonare, non è solo più fare dischi, ma è soprattutto generare delle esperienze, degli eventi. E Vertical Stage per noi vuole innanzitutto dire un progetto sociale, che è quello di portare la musica nelle strade e trasformare le strade in grandi dance hall, quindi la strada dove tu sei abituato solo a passare, invece la strada è un luogo di incontro, un luogo di socializzazione, e soprattutto Vertical Stage è anche un giocare un po' con le architetture, con quegli spazi, trasformare il palco in verticale vuol dire dare valore a una storia, a un'architettura significativa all'interno di un contesto sociale. E quindi come abbiamo fatto a utilizzare la strada, si chiama progettazione partecipata, quindi devi lavorare con le famiglie che abitano la casa, devi coinvolgerle all'interno del progetto, devi lavorare con l'amministrazione comunale, spiegare che tu vuoi portare un evento che dà vita, che dà vitalità al circuito,
E quindi questo è come dire, un modo per riuscire a ottenere licenze, per ottenere coinvolgimento delle persone, e soprattutto la cosa fantastica è che durante la festa vedi che tutto il vicinato partecipa e quindi si trasforma magari un condominio che era abituato magari a confliggere nella famosa riunione condominiale in una struttura sociale che interagisce in funzione di un party. Ma il colpo d'occhio era di delirio, comunque c'era veramente tantissima gente, non è una cosa che è abituale vedere per le nostre sì, strade. Infatti il Vertical Stage aggrega chi passa e quindi il bello è proprio questo, vedi la potenza della musica e la potenza anche della musica sociale. E adesso siete in tour fino a fine agosto, mi pare. Siamo in tour fino a fine agosto? Siamo in tour fino a fine settembre. Siamo in tour fino a fine settembre, poi ottobre pare che faremo un po' di vacanza. Un po' di vacanza e poi si rinizia a novembre. Ripartiremo a novembre e poi penso che è scappato il pallone. Penso che insomma anche l'esperienza Vertical Stage probabilmente la ripeteremo. Quindi insomma ce ne sarà parecchia. Due annetti ancora. Ne abbiamo ancora per un annetto e mezzo. Tu comunque sei una presenza piuttosto fissa a Sherwood. Ti si vede spesso su questi palchi. che effetto ti fa tornare? Sei affezionato un po'? Beh, questo è uno spazio di libertà creativa molto importante, uno spazio di unione tra le persone, di incontro. È uno spazio che una città ha bisogno fondamentalmente, ma il festival di Sherwood, come la radio prima e come il Pedro, hanno sempre generato questa sorta di incontro in questa città e hanno generato un'attività culturale molto molto forte e importante che la rende oggi una delle città più attive da questo punto di vista in Italia. E quindi ogni volta che capito qui sono felice dell'esistenza di questo posto, sono felice di ritrovarmi, sono felice che le persone che organizzano abbiano il piacere di rincontrare noi. Quindi. E penso che anche il pubblico avrà piacere, quindi vi rimanderei a questa sera quando alle 10 suoneranno loro, alle 9 suonerà Davide Vettori e a seguire ci sarà un anticipo del The Frag dell'anno prossimo in Second Stage e niente, quindi ci si rivede a questa sera, salutiamo i nostri ospiti. Grazie, salutiamo noi voi. Grazie, aloha. E ciao a tutti. Midnight Sun.